non so cosa ti facessero i piccioni, arrivava l'inondazione proprio da lassù, straripava fuori di me, scorreva sempre più impetuosamente e c'erano dei pesci dentro, delle barchette, e tutto il ristorante si riempiva della mia inondazione. E Bart se ne stava lì a mollo fino al busto e mi guardava orribilmente deluso perché lo avevo fatto di nuovo. Disgustato alla vista dei suoi amici, di Martin e gli altri, che nuotavano davanti a noi nei loro smoking e abiti da sera. No, non faccio più di questi sogni. Non più. Da quando mi hanno tolto quasi tutta la roba, attaccata a quello che c'è là sotto. Sì, hanno asportato l'utero, le tube, il trattamento completo. Dottore pensava di essere divertente, mi disse: signora, come si può dire, se non la uso va in disuso, no? Ma in realtà ho scoperto che era un cancro. Hanno dovuto togliere tutto quello che c'era intorno. Chi se ne faceva niente, comunque è altamente sopravvalutata. Ho fatto altro, mi piacciono le mostre canine, vendo articoli da antiquariato. Mi stai chiedendo cosa indosserebbe? Che cazzo di domanda è? Cosa indosserebbe? Indosserebbe un grosso cartello chiuso causa inondazione. E cosa direbbe? Te l'ho detto, non è così, non è come una persona che parla. Ha smesso di essere una cosa parlante molto tempo fa. È un luogo dove non si va, è chiuso a chiave, sotto la casa, là sotto. Sei contenta? Mi hai fatto parlare, me l'hai tirato fuori, sei riuscita a far parlare una vecchia signora di quello che ha là sotto. Ti senti meglio adesso? Sai una cosa però? Sei la prima persona alla quale abbia mai raccontato queste cose. E mi sento un po' meglio.